Al confine tra due regioni, il Veneto e la Lombardia, un weekend vi porta a scoprire Valeggio sul Mincio, che si trova a sud del Lago di Garda. È un luogo molto molto caratteristico, città d'arte per il suo patrimonio artistico e soprattutto la città dei tortellini che vanno assolutamente assaggiati. Ma non vi dico di più perché noi ci vediamo tra poco. Inizieremo il nostro viaggio passeggiando nel centro di Valeggio sul Mincio, poi andremo a vedere il castello Scaligero che sovrasta il borgo e poi ci sposteremo nell'incantevole borghetto che davvero regala delle atmosfere uniche. Ma non finirà così il nostro weekend perché andremo anche a vedere insieme il parco giardino Sigurtà. Io sono pronta e voi iniziate con me questo weekend. In una posizione strategica, solo mezz'ora di auto da Verona, al confine con la provincia di Mantova, Valeggio sul Mincio, bagnato dall'omonimo fiume, è un centro davvero particolare. Appena si arriva si capisce subito che oltre ad essere una città d'arte dalle origini antiche e dove la storia non manca, qui c'è anche qualcosa da assaggiare e non un piatto qualunque, ma il tortellino, che è davvero tipico, particolarmente gustoso e proposto in tutte le salse. E noi naturalmente in questo weekend scopriremo come si prepara e lo assaggeremo anche. Prima però vi voglio portare a visitare il castello Scaligero, non è molto distante dal centro, si raggiunge anche a piedi, da lassù il panorama è davvero bellissimo. Venite con me che vi racconto la storia di questo luogo. Il castello Scaligero qui a Valeggio sul Mincio è sicuramente un luogo di interesse da vedere. Io mi trovo davanti alla torre che è rimasta intatta di questo antico edificio fortificato che venne realizzato nel XIII secolo dalla famiglia Scaligeri di Verona. Oggi si può vedere la rocca che è rimasta intatta di una in realtà costruzione molto più estesa e sul due torri si può salire in un periodo quindi che va dalla primavera fino all'autunno, le torri sono aperte nel weekend e poi negli altri mesi dell'anno si può insomma su richiesta comunque salire fino in cima per vedere dei bellissimi paesaggi, soprattutto su Borghetto dove andremo anche noi. Questo è il castello Scaligero, in realtà si tratta della rocca perché è rimasta intatta soltanto una parte di questo che appunto anticamente era un castello molto più esteso. Sì, la parte quella che si chiama effettivamente castello si estendeva su questo terrapieno dove adesso sorge questa Villa Liberty e possiamo ancora vedere i muri di contenimento e l'unico dei tre ponti levatoi che accedevano che è questo qua, è rimasto solo questo. Che importanza ha questo castello per Valeggio e il territorio? Allora, è il simbolo del paese, lo ritroviamo anche prodotto sullo stemma comunale, quindi è proprio l'insegna del nostro paese. È in una posizione strategica perché siamo sulla cima di una collina, da una parte sorvegliava l'abitato di Valeggio e dall'altro controllava la valle del Mincio col punto di guado di Borghetto, che era un punto molto importante perché uno dei pochi dove si poteva attraversare. So, Alessandra, che c'è anche una leggenda che parla di un fantasma che forse abita ancora il castello. Sì, c'è questo fantasma di un cavaliere che cerca nelle notti ovviamente di luna piena, cerca la sua spada perduta per recuperare l'onore perso e quindi insomma ogni tanto sì, si sente qualche scricchiolio, noi non abbiamo approfondito però insomma ci fidiamo, ecco. Il
bello di questo territorio è che si può visitare quasi interamente a piedi. Le distanze sono limitate, dal Borgo di Valeggio si arriva facilmente al castello con una bella passeggiata e poi da qui, percorrendo questo sentiero, in meno di un chilometro si arriva a Borghetto, quindi insomma c'è anche questa possibilità. Noi, prima di raggiungere Borghetto sul Mincio, torniamo in centro per parlare ancora una volta dei tortellini. Questa volta vedremo anche come si preparano, perché qui a Valeggio sono moltissime le donne impiegate nella realizzazione di questi, direi, capolavori. Per scoprire perché i tortellini di Valeggio sono così buoni e per vedere anche come vengono realizzati rigorosamente a mano, stiamo per entrare in un pastificio, perché qui le donne realizzano uno a uno questi tortellini che sono davvero da assaggiare. Andiamo al pastificio Remelli. La bellezza dell'Italia passa anche per l'artigianalità, il saper fare appunto tutto italiano, e adesso siamo a Valeggio sul Mincio, non possiamo non raccontarvi come vengono fatti a mano rigorosamente i tortellini. Buongiorno signora. Buongiorno. Come si chiama? Tamara. Tamara. Tamara, immagino che saranno tanti anni che lei fa i tortellini, infatti insomma si vede che è il suo mestiere. Come si fanno? Allora, si tagliano, allora c'è un macchinario, l'unico macchinario che abbiamo, che prepara la sfoglia. La sfoglia viene tagliata a pezzi e la nostra collega ci porta ad ognuno un pezzo di sfoglia. Noi provvediamo. Io mi siedo accanto a lei. Prego. Così lei intanto lavora e mi racconta, perché sì, è bellissimo vado con calma perché sì, così sì. Potete vedere. Ecco, la nostra collega ci porta un sfoglio di pasta ciascuno, provvediamo a tagliarla, tagliamo la sfoglia in quadratini. La linea orizzontale viene tagliata in modo un po' più premuto, mentre la linea verticale leggermente più, cioè in modo più leggero. Sì. Provvediamo a mettere al centro di ogni quadratino il ripieno, che è composto di misto di tre carni, manzo, maiale e pollo, più le verdure. E poi come si chiudono? Poi il senso del taglio è questo: per ottimizzare il lavoro prendiamo sulla striscia, sì. Così dove era più marcata si solleva in fretta. Ecco, lo pieghiamo in due, sì. E provvediamo a chiuderlo. Quanti ne fate al giorno? Ne facciamo circa un chilo e duetti per persona all'ora. Ah, oh, caspita. Allora, sì. Sono tantissimi anni che fa questo lavoro. Sì, abbastanza, abbastanza. E per Valeggio il tortellino? Per Valeggio il tortellino è il prodotto proprio di punta, più tradizionale, molto conosciuto. Ma posso provare a farne uno? Ma certo, sembra difficile, ma non, magari insomma. Provi uno per uno. Quindi lo piega in due, piego, sì. Schiaccia bene il bordo sotto, sì. Di modo che non fuoriesca il ripieno, sì. Se lo tira un po' verso di lei, uh-huh. Ecco, così. E poi unisce le due punte, schiacciando bene. Fase della nostra lavorazione è la preparazione dell'impasto. Usiamo sempre le uova fresche che ci portano giornalmente, riempiamo le dosi necessarie per l'impastatrice. Queste uova vengono messe nell'unico macchinario che abbiamo, che è appunto l'impastatrice, con aggiunta di farine proprio di prima qualità, certo. Per la resa della morbidezza e dell'elasticità della pasta. E qua invece è la lavorazione dei tortelloni, che ne abbiamo di tutti i tipi e di tutte le come sono i ripieni? Gusti. Dipendono dalla stagionalità dei prodotti? Dei prodotti, certo. In estate facciamo sono tutti, quasi tutti a base di ricotta, quelli con la pasta gialla, perché abbiamo anche altri tipi di paste. Abbiamo la pasta nera, che è fatta con il nero di seppia, con l'aggiunta di nero di seppia, e il ripieno è salmone, ricotta e salmone. Poi abbiamo la pasta verde, che è fatta con gli spinaci, l'aggiunta degli spinaci,
e quella generalmente la usiamo per i formaggi. Abbiamo formaggi di malga, vari tipi di formaggi. Poi abbiamo anche la pasta rossa, che è quella con l'aggiunta di amarone della Valpolicella, e il ripieno naturalmente è il brasato. Ecco. E come si fanno i tortelloni? I tortelloni abbiamo di diverse forme. Questa è una forma un po' particolare, fatta con il formaggio morlacco e erbette. Abbiamo un foglio di pasta, lo pieghiamo in due, mettendoci naturalmente dentro il ripieno il formaggio più le erbette. Con questo stampo si preme bene, in modo che di dargli una forma particolare, e poi si chiude tutto a mano perché non fuoriesca il coso. Tutti i nostri tortelloni vengono passati in un misto di farina di riso e mais, perché così non si attaccano. Ah, giusto. E ora spostiamoci a Borghetto sul Mincio per vedere questo borgo che è davvero unico nel suo genere. Andiamo perché c'è una storia che vorrei raccontarvi sul tortellino. Sembra che questa tradizione abbia un'origine davvero molto antica. Nadia, ho sentito parlare di questa leggenda del nodo d'amore, perché le cose buone, di cui insomma siamo ricchissimi in Italia, non nascono mai per caso. No, non nascono mai per caso e la maggior parte delle volte nascono da una leggenda. Qui abbiamo tutti gli elementi per essere leggendari. Abbiamo il fiume e abbiamo la storia d'amore di una ninfa e di un capitano. La ninfa, che nasce dalle acque del Mincio, ninfa Silvia, si innamora del capitano del castello che avete appena goduto, il castello Scoligero, e naturalmente, come tutti gli amori nel Medioevo, è un amore contrastato, al punto che la ninfa abita le acque del Mincio e convince il capitano Malco a seguirla per continuare per l'eternità il loro amore. Ma prima di guadagnare la vita eterna e un amore eterno tra le acque del Mincio, lasciarono, nell'abbandonare questa terra, un drappo di seta gialla annodato a forma di nodo d'amore. Eccolo da qui, qui nasce il tortellino di Valeggio, che come vedi è amore commestibile ed è fatto nella forma del nodo d'amore di Malco e Silvia. Dal 300 quindi si narra che le donne di Valeggio incartano questo manicaretto amorevole nella foggia del nodo d'amore della Silvia, ninfa del Mincio, del capitano Malco. Non è solo buono, ma è fatto da mani artigiane sapienti, perché a Valeggio esistono laboratori artigiani e ristoratori che producono in quantità quasi illimitata, riproducono questo nodo d'amore, e si può mangiare perché Valeggio e Borghetto naturalmente sono cittadelle gastronomiche di qualità. Passeggiare a Borghetto è meraviglioso. Questo piccolo borgo appunto è un centro turistico, tanti vengono a visitarlo un po' da tutto il mondo perché è veramente particolare. Sì, ha un appeal paesaggistico e anche un appeal storico. Stiamo camminando su un ponte che era uno dei guadi del Mincio già nel 300, che è stato ripreso in un film famoso di Luchino Visconti nel 1965, il film era Senso, e se tu allarghi lo sguardo puoi godere anche la rocca centrale del Ponte Visconteo. Ponte Visconteo, edificato da Gian Galeazzo Visconti nel 1393, ed era un unico esempio, è tuttora l'unico esempio europeo di ponte diga. La sua funzione era militare, voleva per così dire interrompere il corso del Mincio per assediare Mantova. Di fatto non fu mai usato, probabilmente la diplomazia del tempo ha usato una tavola rotonda, proprio di tavola parliamo poi più spesso e più volentieri a Valeggio.
patria del nodo d'amore, però rimane questo bellissimo storico esempio medioevale ben conservato, che tra l'altro è teatro di una tavolata per 3.000 commensali il terzo martedì di giugno per la festa del nodo d'amore, dove 3.000 commensali, come ben dicevi, di tutta Europa possono gustare il nostro manicaretto tipico dell'Associazione Ristoratori di Valeggio sul Mincio, il nodo d'amore. Ci sono poi, li vedremo fra poco, le macine dei mulini e le ruote dei mulini, che sono la ragione per la quale la tradizione della pasta è nata a Valeggio. Il corso del fiume era disseminato di mulini per la macina delle granaglie delle campagne adiacenti. Borghetto è nota perché c'è tanta storia, la natura, la ristorazione, però tanta storia, tanto medioevo, al punto che noi adesso siamo davanti alla facciata di una bella chiesa, però questa era la corte regia dove si pagava dazio per passare da una signoria all'altra. Pensa che è così importante questo sito, che esisteva già in epoca paleolitica, è poi diventato importantissimo in epoca longobarda, e di qua hanno stazionato anche i templari. Infatti, se poi butti l'occhio, vedi un cimitero templare molto importante. Sull'insediamento della chiesa templare è poi nata la chiesa dedicata a San Marco. In questo weekend stiamo visitando una zona della Lombardia. Siamo stati a Valeggio sul Mincio, città d'arte dei tortellini. Abbiamo visto la preparazione di questo prodotto tipico e assaggiato alcune ricette locali. Poi ci siamo spostati a Borghetto sul Mincio, un piccolo paese raccolto, bagnato dal fiume e davvero caratteristico. Ora siamo pronti per scoprire questo luogo anche dal punto di vista della natura e dei paesaggi. Alessandra, molto bella anche questa pista ciclabile lungo il Mincio. Sì, è la pista ciclabile che collega Mantova a Peschiera e quindi al lago di Garda, passando per Borghetto. Quanto è lunga più o meno? È lunga circa 43-44 km, però è tutta pianeggiante, quindi è adatta a tutti, molto facile da percorrere anche per i bambini, per le famiglie con bimbi piccoli, insomma, ecco. E invece da Borghetto a Peschiera quanto ci vuole? Da Borghetto a Peschiera sono circa 13 km e anche qui si arriva fino a Peschiera del Garda, fin sotto le mura della città, e si gode di una bella prospettiva. E cosa si vede lungo il percorso? E lungo il percorso ammiriamo la campagna del territorio, ci sono tantissimi canneti come nel tratto che stiamo attraversando, la vegetazione tipica del fiume e anche degli animali acquatici e anche uccelli che nidificano lungo le sponde, come ad esempio ci sono parecchi cigni. Sono in tanti quelli che vengono qui proprio per fare turismo in bicicletta, insomma, sì, ho visto tanti ciclisti. Sì, negli ultimi anni si è intensificato, sono tantissimi che passano per questa ciclabile. C'è anche chi la prende come un'alternativa per andare a visitare la città di Mantova, ecco. Arrivano in treno a Peschiera e poi scendono lungo la ciclabile fino a Mantova. E voi del posto lo usate? Sì, frequentemente, insomma, sono tanti che la sfruttano per tenersi in forma, passare un'ora all'aria aperta. Tra l'altro non è solo ciclabile, c'è gente che passeggia, si può venire a correre o anche con i pattini. E dopo una piacevole gita su una pista ciclabile che offre bellissimi scorci, ci siamo spostati di meno di un chilometro per visitare il Parco Giardino Sigurtà,
un'area verde che ha una storia molto antica. La sua creazione risale al 1407, quando, durante la dominazione veneziana di Valeggio sul Mincio, il patrizio Niccolò Contarini acquistò la proprietà, che aveva una funzione puramente agricola. Ci troviamo all'interno di Parco Giardino Sigurtà, è un parco naturalistico di proprietà privata e in questo momento, tra l'altro, stiamo attraversando su un golf cart elettrico una delle parti più antiche del parco, che sono gli antichi boschi, e vediamo anche una collezione di 40.000 boschi, una delle più grandi al mondo, e siamo all'ombra di carpini e antiche querce. Questo parco nasce nel 1407 ed è aperto al pubblico dal 1978, questo è il 40° anno di apertura al pubblico. Apre al pubblico in una festosa giornata e le prime visite si potevano fare solamente a bordo di macchine, cosa che invece è bandita dagli anni 2000, perché ad oggi possono entrare solamente mezzi elettrici, biciclette, ovviamente visitatori a piedi. E, è un parco che ha vinto anche tanti premi negli ultimi anni. Nel 2013 parco più bello d'Italia, nel 2015 secondo premio di parco più bello d'Europa, per noi è stato motivo di grande orgoglio, importantissimo. E nel 2016 fioritura più bella d'Italia con la nostra fioritura di tulipani, che è la seconda più grande d'Europa dopo il parco di Amsterdam. E vede fiorire un milione di tulipani, noi la chiamiamo tulipanomania. Quindi in che periodo bisogna venire per vedere? Diciamo dalla metà di marzo fino alla fine di aprile. Ci troviamo al centro del labirinto del Parco Sigurtà. Si tratta di una creazione botanica del 2011, quindi in realtà è un giovanotto come attrazione botanica. Era uno dei vecchi parcheggi del parco, che poi è stato riconvertito. Creato da Giuseppe Sigurtà insieme a Adrian Fischer, prevede una scorciatoia che permette di arrivare al centro, oppure ci si può perdere all'interno di questi sentieri, di questi corridoi di tasso, e ci si impiega mediamente dai 15 ai 20 minuti per percorrerlo tutto. Giulia, qui dove siamo? Allora, qui ci troviamo sul Viale delle Rose, è una passeggiata simbolo del parco e sono 30.000 rose rifiorenti di due antiche varietà che incorniciano proprio questo panorama che dà sul Castello Scaligero di Valeggio. Che meraviglia! Il castello si trova sulla terza collina, qui siamo invece sulla sommità di una delle due colline del parco e è una piacevolissima passeggiata che si può fare proprio per attraversare il giardino e godersi questo panorama. Siamo circondati da distese verdi che, come ti dicevo, sono tagliate un giorno sì, un giorno no dal nostro staff di giardinieri specializzati. Dicevi che sono in tanti quelli che camminano a piedi nudi nel sì, prato. Sì, noi lo consigliamo di camminare a piedi nudi proprio per abbandonarsi, insomma, a questa natura incredibile. Qui, tra l'altro, in questo momento vediamo anche le luci del tramonto di questa stagione che, insomma, baciano questi aceri verdi. È una zona molto bella. Questo è un altro luogo meraviglioso, poi con questa luce del tramonto è ancora più bello, forse. Sì, qui ci troviamo al centro del grande tappeto erboso, in particolar modo questo ponte attraversa due laghetti, è una situazione alla Monet, direi. Sono laghetti fioriti in questa stagione perché abbiamo le ninfee tropicali e rustiche, abbiamo i papiri ed è una zona, è un po' un angolo da sogno, insomma. Sì, e queste radici? Queste radici sono le radici di queste metasequoie, che sono alberi primitivi, e le loro radici amano intrecciarsi e uscire dal terreno, quindi sono diciamo rendono particolare questo punto del parco. E vi
vi ho raccontato anche Valeggio sul Mincio. Abbiamo visto questo luogo che davvero è molto molto suggestivo, abbiamo scoperto le leggende che riguardano questo territorio, abbiamo assaggiato i tortellini e poi abbiamo finito il nostro viaggio in bellezza nel Parco Sigurtà. E adesso, visto che mi hanno detto che questa erbetta ovviamente insomma è meravigliosa da testare anche a piedi nudi, io mi tolgo le scarpe e vado e mi godo davvero il Parco Sigurtà. E ora qualche evento da non perdere a Valeggio sul Mincio e dintorni. Il mercato dell'antiquariato c'è ogni quarta domenica del mese. Valeggio veste vintage è a maggio. La festa del nodo d'amore si tiene a giugno. La fiera di Valeggio sul Mincio è a luglio. Tortellini e dintorni c'è tra agosto e settembre. Nel Parco Giardino Sigurtà a marzo c'è la corsa di primavera. A settembre il magico mondo del cosplay. Ad ottobre le sfilate di carrozze e balli dell'Ottocento. E a novembre si festeggia Halloween.